Oh, finalmente eccoci con la nostra consueta rubrica musicale. Ma chi è sto tipo? A me ricorda qualcuno, eh. Spero non sia lui, perché sentiamo. Sinceramente mi inquieta un po'. Dieta? Ok, è lui, è Capitan Strapazzo. Purtroppo è ritornato. Ma sentiamo, magari questa canzone è bella, eh. Ha un difetto alimentare. Grave. Bella ambientazione. Belle riprese soprattutto. Sì, sì. Ad ingigantire. Ti dati i capelli, però, Vabbè. Cioè, una canzone sulla sua dieta, fammi capire bene. La pasta al forno e pisante. Il ritorno di Vieni, di Capitan Strapazzo. Lo aspettavo da tempo, lo aspettavo. Sta dicendo Edu Falasci. Cosa c'è in faccia? Non lo so, penso l'abbiano pestato dopo Capitan Strapazzo, penso l'abbiano picchiato con quella canzone. Belle scarpe. Almeno quelle, cazzo. Dai. Non mi va di esagerare. Vabbè, per fortuna. Con le orecchie è un po' esagerato. Canta malissimo. Ma no, è un talento. Che due palle però, cioè non mangia niente. Ma perché parla di dieta, c'è la Madonna e la croce? Boh, non lo so, secondo me ci vuole suggerire qualcosa, ma è un messaggio implicito, secondo me. Siamo troppo ignoranti per comprendere. Esatto. Siamo lui vestito bene, con un segno in faccia. Si aggira per le strade. Sembra un po' una canzone di Tina Turner, non lo vuole. Che cazzo c'è? Mamma mia, poi guarda che fettoni, cioè. Ragazzi, effetti speciali. Fettoni proprio meravigliosi. Il pasticcio. Hamburger, il pasticcio. Il couscous, Couscous. Una bomba. Guarda che bella ripresa. Cavolo, psichedelica, degna di Battiato. Però la canzone è bella, eh. Lui è interdetto, però, vedi. Lì che c'ha voglia. Cosa succede? Preferisce l'agrodolce. Oh, attenzione, oh, mi pare di intuire che e sia lui, eh. È Gennaro D'Arri, l'uomo dalla perenne sinusite. Attenzione, ma perché si vede un televisore? Vicino a te chi c'è, il bambino? Attenzione, è un esperimento maligno. Sentiamo. Ma tuo marito non c'è? No. Non lo vedo. No, non urli. Cioè, sta vedendo nella stanza di quella che lo sta chiamando? Senti. Tramite uno schermo? Ma sì, esatto, lo tocca. Lo sto tirando fuori. Cosa? Aiuto, ho paura. Sta tirando fuori. Senti, che cos'è quella tenda azzurra celeste? Una tenda azzurra. Cos'è? Non so niente. Dove sta il celestino chiaro? Al solito celestino chiaro. C'è zecca sempre. No, è una tenda beige. Perché vedo un po' sfogato, quello è il discorso. Ah, ecco. Vedi sfogato, il discorso. Grazie tra sciopoli. Cosa fa là sopra? Come? Quella conchiglia. Cosa fa là? È sopra. Non lo so. Normale, non lo so. Non lo sa. Ma perché non c'è o perché non sa? Sì. Perché non c'è. Urla! Ti voglio dire una cosa. Il tappeto. Quello là. Che è stato comprato dal parrocchino. Non lo so. C'è una tigre. Che cos'è quella tigre? Una tigre. Che amante di caccia era, tuo marito, tuo zio, tuo nonno? Chi è? No, non mi lo sentono so. I pianti di un bimbo. Senti. Come? Ehi. Ti voglio dire una cosa. Stringi in mano il ferro. Il ferro. Stringi. Il ferro. Sì. E non ti muovere. Cioè il contatto è dato dal ferro. Il contatto empatico. Che adesso farò una cosa speciale. Ti toccherò. Ha paura. Ha paura lei. Anch'io avrei paura con un ciarlatano del genere. Sono diversi in sottofondo. Dei pianti. Ti toccherò il piede. Oh là, aiuto. Io avrei paura, eh. Ma senti questi versi. Ma senti. Secondo me sono gli assistenti, quelli seduti sul divano sempre pericolo. Sì, molto paura. No, non ti muovere. Sì, ma si sta cagando addosso questa qua. Non ti muovere. Sto venendo. Come sto venendo? Vabbè, non commentiamo, Hai sentito? Sto tirando fuori il coso e sto venendo. Hai sentito? No, ecco. Non ti muovere. È lì ferma. No, paura. Io un po' paura. Per piacere. Smettila. Appena. Ti hai sentito vicino alla gamba? Basta.
Ma secondo me non ha fatto nulla, però. Esatto, ma io sì, perché ho ucciso una comunicazione, ho troppa paura. Addirittura. Ok, ritorniamo in diretta, amici, ho perso molte particelle. Io sono abbastanza sconcertato. Finalmente. Capolavoro, finalmente, finalmente. Ricordiamo che lui è andato da Don Franco per fare una corsa clandestina. Donatello. Sì. Donatello. Sei un bravo pilota. Se lo dice lui è un personaggione, guarda, un carisma degno di prova. Vito Corleone. Però che anche se di prova si scommettono soldi. No, ma non Donatello, dico il boss lì della camorra. Sottolineare. Sara, io vincerò per te. No, vincerò anche per Don Franco. Ma lavarsi i capelli ogni tanto più che altro. Vincerò anche per voi. E vabbè, sono buono vaglione. Anche perché sennò te taglio un pazzo. Esatto. Adesso, se permettete, devo dare le opportune disposizioni. Come parla? Ma non ho una gamba. Intorno. O ce l'ha accavallata? E tornate ce l'ha accavallata, credo. Da me per il pranzo. Debbo dare. Le opportune disposizioni. Senti che colonna. No, ascolta, se adesso ricomincia a cantare, io me ne vado, No, dai, stai qui con me. Lo dico subito. Guarda che gli tocca i capelli, intanto gli si unge un la mano. Sì, esatto. Spero sia solo un intermezzo così. Sì, dai, sarà un intermezzo. Lui è ancora la macchina del magnaccia che ha rubato. Esatto, non è sua, la macchina non è sua. Non è sua quella macchina lì, ma va bene così. Ragazzi, quando c'è l'amore che sboccia, c'è tutto. Guardate qui, sì. Come sono contenti. Sono conosciute da 2 ore e sono già follemente innamorati. Lei è un tipino fine, Due zinne. Guarda, la porta a vedere la panorama. Guarda, guarda quelli lì. Che sta affogando. Esatto, che bello. Guarda come spunta fuori l'acqua. Un pinguino. A Napoli è una cosa particolare. Sì. Vedi che sono entusiasti. Santo cielo. Santo Dio, no. Amore mio. Cos'è, sta baciando una spalla? Sì, più o meno. Si toccano. Guarda la zinna come si vede, com'è grossa. Ecco Giuda. Guarda che Sara è ben dotata, Ah, si chiama Sara? Sì. Ah, ok, me l'ero dimenticato. Un nome casuale. Gli guarda la fronte, gli guarda il naso e gli dice con chi cazzo sto. Grande sequenza. Allora, ma questo è il mitico cameriere. Attenzione. Pronto? Telefonata, Certamente. Rimarrete una grande accoglienza. Ancora certamente. Dove la tutti sempre. È un fenomeno, signori. Grazie. Ha già vinto la corsa. Andiamo. C'è stata un'ellissi narrativa. Prepariamoci a brindare alla grande vittoria di Donatello. Andiamo. Non ce la fa vedere nulla della corsa. Porco Giuda. Cosa sta facendo? Che stava provando a farla sul water, non lo so. È lì che spinge. È ingrassato, però, devo dire. Sta esprimendo il suo disagio esistenziale. E la pioggia di meteoriti dietro. Ho capito, stai tentando di trasformarsi in Super Saiyan. Guarda. Adesso si trasforma. Cosa fa? Ma sta soffrendo come un cane. Secondo me è messo sul posto, Può essere, adesso arriva uno da dietro che lo inchiappetta. Vabbè, non lo so, io sono un po' in realtà è il meteorite che dice suonato in varie trasmissioni. Attenzione, grazie Benson, ma adesso c'è Pivona. Sentiamo la lettera. La consueta lettera. Ho un pensiero che ormai da tanto tempo che mi turba il cervello, che è quello del suicidio. Oddio. Mi sembra quasi uno scopo da raggiungere. Una roba drammatica questa. Lo so, è troppo lui presto, sta già ridendo, ma dentro di me sento un'ansia più forte. In realtà questa lettera l'ho scritta io. Altra emozione. E ti dirò che pur avendo i soldi, guadagnandoli nei concerti, non riesco a stare in pace con me. Ma un musicista, non è che Edu Falasci? Non mi manca niente, forse una famiglia, Falasci, un ragazzo, la BMW. Ma comunque, e addirittura io sono un po' preoccupato da Benson. Di fans, che sì, mi Benson, non lo so. Vabbè, ma concentriamoci su una. È la mia musica, ma è da un po' che non riesco a scriverti. Hai da istoriarmi nei miei testi. Non riesci ad istoriare i testi. Cosa fai? Si permette di piangere. Mi turba sempre questo cattivo pensiero del suicidio. Mi turba il cervello. Quasi quasi sono tentato. No. Aiuta. Ci pensa lui sollevato. Pivona, dillo. Perché c'è il diavolo che ti prende. Quindi tu abbandona. Il diavolo? Sì, Non vale cazzate. Non vale queste stupidaggini. Non vale. Rifletti un poco. Ti siedi a casa mentre mangi e rifletti. Una volta tanto un pensiero condivisibile. Mentre mangi Giampi. E rifletti. Scrivete a Giampi. Di dire, ho fame, sto mangiando. Perfetto, che bello. Ti immagini stai tutto il giorno senza mangiare. Ah, fammi capisci tu. Ti hai questa voglia di mangiare, no? Ecco, questa è vita. Mangiare bene è vita.
Mangiare bene vino, vita. Vuoi vino, mangiare è vita. Abbiamo questo è il rimedio al suicidio. Ti rendi conto che in devi mangiare a vita, mondo, mangiare bene. Vogliono vivere e non possono vivere, che ci manca tutto questo mangiare, ci mancano tante cose. E noi che l'abbiamo, che siamo ricchi, non lui ne ha preso un po' tanto. Non apprezziamo. Sì, di mangiare bene. Quindi questo suicidio. Il figliolo non si è ancora suicidato. No, no, infatti lui è ancora lì. Se sei nato normale. Se sei nato normale. Cerca di tornare all'indietro come prima che ragionavi. Questo suicidio deve tornare all'indietro. Te lo devi togliere, ce deve mettere nel cervello, ce deve scrivere. Non c'è la bottiglia d'acqua. Ho voglia di vivere. Capisci? Anche perché tu rifletti. La mangiata. C'è un albero che sta fermo dalla mattina alla sera. Lo vedi lamentare mai? Sì. No. Ma cosa vuol dire? Quindi un po'. C'è un albero fermo e non si lamenta mai. Ecco, non può parlare, credo. Almeno. Grande Bibone, grande Bibone. Lo amiamo, ti stimiamo.